quel signore dall'aria familiare è arrivata una porticina e sopra c'è scritto Bar Naufraghi dall'Occidente. Lui entra e io lo seguo. Il mio numero speciale è quello di far volteggiare i bicchieri mentre li asciugo e li strofino. A volte qualcuno cade a terra in uno sfolgorio tintinnante di cristalli, ma è il difetto che fa la perfezione. È arrivato il giorno del matrimonio. Ho fatto le prove in cortile. Ho un bel vestito bianco. Questo è un bar dove si viene anche per rilassarsi, come tutte le persone normali. Io mi chiamo Gigi. Se non si capisce, sono un uomo di una certa età, ma che si tiene bene, no? Capelli in testa purtroppo non ne ho molti, ma non mi faccio rasare che si diventa tutti uguali. No. Finché ho 3-4 peli li faccio allungare e pratico la difficile arte della razza. Cosa pensi, che sono ubriaco? No, non ti piscio nelle fioriere, ti ho detto che non ti piscio nelle fioriere. Susi, io la vita la voglio mordere, questa vita che arriva a nauseare, a dolere, a tagliare, che più la stringe più ti sfugge, traditore! E lei mi ha guardato e mi ha detto: grazie Gigi, adesso ti lascio un po' da solo. Ti ricordi, principe, quando mi sono innamorata? Mamma mia, che botta! Io me ne vado. Ah sì, proprio ora che sono arrivata io. E dove vai? A dormire, perché domani devo andare a lavorare. Chi ti prende a lavorare? Lavoro in un call center, ma se non sai telefonare, faccio le pulizie. Appoggio la mia birretta, principe, e vado. Sono al largo, ma ancora tocco. Mi spingo ancora più in là. Siamo tutti poeti, ma io sono il più poeta di tutti, perché sono il poeta del fallimento. Senza fine, questo è un attimo senza fine. Cosa c'è di sbagliato nella mia teoria? Niente. Io non ridevo per prenderli in giro. Io ridevo per vicinanza e partecipazione. Ma cos'è? Cos'è diventato questo? Un rifugio dei sentimentali. Stiamo diventando peggio della televisione, ve lo volevo dire. Tu sarai la mia regina, anche quando sarai zoppa. Io ti terrò la mano fino all'ultimo minuto, capito? Ti devi fidare di me, è l'unica cosa che so fare. Accompagnare le persone quando vanno a morire. C'è un'andata? C'è una tavolata! Che cos'è? Un addio al celibato? Mi sembra di conoscerli tutti quanti. E tra di loro non si conoscono, no, ma tutti conoscono me. Sento dentro la mia testa la velocità di giro della terra. Tutte le persone, tutte le cose girano dentro di me.